Un elicottero della polizia è precipitato sul tetto di un locale notturno di Glasgow, in Scozia, causando diversi feriti. Non si può al momento escludere la presenza di morti, eventualità questa evocata anche dal primo ministro scozzese. Secondo i soccorritori, come spiega questo vigile del fuoco, all'interno della struttura potrebbero esserci ancora delle persone rimaste intrappolate. Al momento dell'incidente nel locale si stava svolgendo un concerto. In seguito allo schianto proprio le persone del pubblico hanno organizzato i primi soccorsi. Jim Murphy, un deputato piuttosto noto, era tra di loro e racconta della catena umana improvvisata per estrarre decine di persone. Uscito da lì, spiega quest'altro testimone, mi sono reso conto di quello che era accaduto, qualcosa di terribile. Al momento non si avanzano ipotesi sulle cause dello schianto, ma sono già state avviate le inchieste giudiziarie del caso.